Ciao ragazzi, oggi vorrei cercare di chiarire quello che probabilmente è il quesito che più di tutti ci ponete a noi del team Deeper, ossia qual è la differenza fra un Deeper Pro Plus 2 e un Deeper Chirp Plus 2. Allora, intanto parliamo di seconda generazione di ecoscandagli prodotti da Deeper, quindi sono degli ecoscandagli tecnologicamente all'avanguardia e con caratteristiche innovative in grado di soddisfare pienamente le esigenze di ogni pescatore, non solo nel catch fishing, ma anche in tutte le altre tecniche di pesca dove c'è bisogno di utilizzare un ecoscandaglio per individuare punti interessanti del fondale e anche pesci. Partiamo quindi da quelle che sono le caratteristiche che hanno in comune il Pro Plus 2 con il Chirp Plus 2. Intanto forma e dimensioni, sia il Pro Plus 2 che il Chirp Plus 2 hanno la stessa forma, la stessa dimensione, si differenziano per colorazione, ma sostanzialmente hanno anche lo stesso peso. Entrambi gli ecoscandagli sono dotati di GPS e wifi integrato. Sia il Pro Plus 2 che il Chirp Plus 2 sono dotati di tre coni di scansione, quindi è possibile selezionare tre frequenze di scansione da 7 gradi, da 20 gradi o da 47 gradi, quindi un cono più stretto, medio e più ampio. L'utilizzo combinato di questi tre coni durante l'azione di pesca è molto utile, in particolare quando si affrontano ambienti di grandi dimensioni dove non conosciamo il fondale, quindi grazie ad un cono ampio di 47 gradi noi riusciamo a scandagliare un'ampia zona di fondale. Poi successivamente, una volta individuate le zone di interesse con il cono ampio, possiamo utilizzare il cono medio o il cono addirittura più stretto per andare a dettagliare quelli che sono i punti di interesse nell'area che abbiamo scandagliato. Quindi da qui è possibile già capire che un cono più stretto è molto più dettagliato, molto più preciso di un cono largo. Di fatto la separazione dei dettagli che ritornano all'ecoscandaglio durante la scansione è di 1 cm per il cono più stretto, quindi per il cono di 7 gradi, e arriva fino a 2,5 cm circa per il cono più ampio. Di conseguenza utilizzare in modo combinato questi tre coni su entrambi gli ecoscandagli è molto utile per capire la reale conformazione sia del fondale ma anche dei punti di interesse e degli ostacoli. I tre coni sono quindi presenti su entrambe le tipologie di ecoscandaglio. Per quanto riguarda invece le prime differenze, le riscontriamo in quella che è la batteria. La batteria di un Chirp Plus 2 dura circa 4-5 ore in più rispetto a un Pro Plus 2, che ha una durata di 9-10 ore contro le 14-15 del Chirp Plus 2. Entrambi gli ecoscandagli hanno quindi più o meno le stesse caratteristiche, ma ciò che differenzia principalmente il Pro Plus 2 dal Chirp Plus 2 è la tecnologia della sonda, la tecnologia di scansione. Un classico sonar per il Pro Plus 2 contro una tecnologia sonar Chirp per appunto il Chirp Plus 2. Per capire la differenza fra queste due tecnologie, fra sonar e Chirp, occorre capire come funziona un ecoscandaglio, che ora cercherò di spiegarvi in modo abbastanza semplificato. Allora, tutti gli ecoscandagli sono dotati di una sonda. Questa sonda lancia degli input, dei segnali circolari verso il fondale. Il Deeper, sia il Pro Plus che il Chirp, lanciano 15 segnali al secondo. Questi segnali vanno verso il fondale, poi rimbalzano sul fondale stesso e ritornano in superficie. Quando incontrano degli ostacoli, dei pesci, il tempo di percorrenza di questi segnali è minore e ritornano quindi più rapidamente in superficie. L'ecoscandaglio, la tecnologia, il software dell'ecoscandaglio non fa altro che rielaborare il tempo percorso da questi segnali per trasformarlo poi in una mappatura e quindi mostrarci sullo schermo del nostro smartphone, tablet o lo schermo integrato di qualunque altro ecoscandaglio quello che è il fondale. Quindi ci mostra il fondale che è dato da questi segnali che rimbalzano e tornano in superficie. Quando questi segnali incontrano degli ostacoli, delle difformità del fondale, quindi qualcosa che è al di sopra del fondale, il tempo di percorrenza delle onde trasmesse è minore e quindi noi vedremo sullo schermo del nostro ecoscandaglio quello che è una difformità del fondale, quindi può essere un ostacolo, può essere un pesce, può essere una pianta.
questi segnali lanciati dal Diver, sia dal Pro Plus che dal Chirp Plus, sono dei segnali circolari e da qui nascono i coni di scansione che, come vi ho detto, sono per entrambe le tipologie di ecoscandaglio da 7, da 20 o da 47 gradi. Quindi 7 gradi un cono più stretto, più acuto, 47 gradi un cono molto più ampio. La separazione dei dettagli del fondale, quindi delle onde che poi tornano in superficie, che è in grado di rielaborare il diver, come vi ho detto, è di 1 cm per il cono più stretto e 2,5 per quello più largo. Questo vuol dire che noi avremo un dettaglio molto più definito con il cono più stretto, poiché la frequenza di queste onde è molto più compatta, molto più definita su un cono stretto, e quindi la separazione stessa degli ostacoli, il target del fondale che noi potremo vedere sui nostri schermi è molto più dettagliato con un cono stretto rispetto a un cono più largo. E da come vi ho detto prima, quindi da qui l'importanza di abbinare i tre coni di scansione per individuare quello che ci interessa con un cono largo, poi andarlo a dettagliare con un cono più stretto. Una volta capita quella che è la tecnologia, il funzionamento di un ecoscandaglio, andiamo a vedere le differenze sostanziali fra una classica sonda sonar e una sonda con tecnologia Chirp. Entrambe le sonde presenti all'interno del Diver lanciano 15 input, 15 segnali al secondo, 15 onde che vanno a impattare sul fondale e poi tornare in superficie. Ma la principale differenza è che la sonda a sonar del Pro Plus 2 lancia delle onde ad un'unica frequenza, singole, che vanno verso il fondale. Il Chirp Plus 2 lancia una gamma continua di onde a diverse frequenze che vanno verso il fondale e ritornano. Questo permette a questa tecnologia Chirp di poter rielaborare in modo molto più dettagliato quello che è il fondale stesso. Avremo una definizione maggiore, migliore su un Chirp Plus 2 rispetto a quella del Pro Plus 2, perché questa differente gamma di frequenze che lancia il Chirp Plus 2 verso il fondale permette di individuare in modo più dettagliato tante piccole peculiarità del fondale, sia per quanto riguarda quella che è la compattezza del fondale stesso. Oggi tutti gli ecoscandagli sono in grado di capire quella che è la compattezza del fondale, un fondale più duro, più morbido, cosa che invece gli ecoscandagli di prima generazione facevano in modo molto marginale. Ma oggi ogni ecoscandaglio è in grado, attraverso l'onda che va a sbattere sul fondale, poi ritorna, di capire quello che è il grado di assorbimento dell'onda sul fondale per andare a individuare anche differenze peculiari di compattezza del fondale stesso. Grazie al Chirp Plus 2 queste differenze saranno, diciamo, esaltate su quella che è la scansione del fondale, così come quelle che sono le differenze degli ostacoli, il dettaglio del singolo ostacolo sarà molto più definito, perché rispetto al Pro Plus 2 che invia degli input, dei segnali a singola frequenza, il Chirp Plus 2 invia una serie di segnali a frequenze differenti e quindi è in grado di poter dettagliare molto meglio gli oggetti stessi che vengono poi visualizzati sui schermi dei nostri smartphone o tablet. Allora, da qui poi si apre un mondo, perché più sarà grande lo schermo che noi andiamo a utilizzare durante la nostra azione di pesca, maggiore sarà la differenza tra i due ecoscandagli, perché comunque su un classico smartphone di 6-7 pollici questa differenza sarà meno visibile ai meno esperti, diciamo, differenza che invece sarà sempre più visibile se utilizziamo schermi di grandi dimensioni. Mi viene da fare un esempio: se noi guardiamo un film in Full HD sullo schermo di uno smartphone o lo guardiamo in 4K, la differenza sarà minimale. Se noi andiamo a fare lo stesso discorso su uno schermo 40-50 pollici, noteremo nettamente la differenza. Ecco, da queste considerazioni parte quello che è il mio consiglio sulla scelta dell'acquisto fra un Pro Plus 2 e un Chirp Plus 2. Come avete visto, caratteristiche pressoché simili, a differenza della tecnologia di scansione, ma non spaventiamoci troppo, perché come vi ho detto questa tecnologia di scansione è visibile a partire principalmente da schermi da grandi dimensioni. Per quelli che utilizzano uno smartphone,
vogliono entrare a far parte del mondo Viper, avvicinarsi al mondo Viper e non vogliono spendere più di tanto, vado a consigliare un ProPass 2, un prodotto comunque valido, con una grande affidabilità e con delle caratteristiche di ultima generazione. Mentre per chi conosce già il mondo Viper, magari è in possesso di un vecchio ProPass e vuole fare un upgrade, per i pescatori più esigenti, più esperti, per chi comunque vuole fare di un Viper il compagno fidato per ogni sessione di pesca, sia da barca che da riva, e non vuole sicuramente rinunciare a quelle che sono le caratteristiche della tecnologia CIRP e quindi avere sempre a portata di mano un prodotto in grado di individuare i dettagli e ogni minima peculiarità del fondale, vado a consigliare un CIRP Plus 2. È ovvio, la differenza di prezzo è abbastanza importante fra i due scandagli, ma così come è evidente la diversa tecnologia di scansione. Sicuramente la tecnologia CIRP è una tecnologia più all'avanguardia rispetto alla tecnologia sonar, ma entrambe le tecnologie sono tecnologie affidabili e quindi diciamo che un prodotto non è superiore all'altro, sono due prodotti differenti con due tecnologie differenti, perché se il costo fosse stato simile, allora vi avrei consigliato un CIRP Plus 2, ma capisco che c'è effettivamente una concreta, evidente differenza di costo fra i due prodotti, differenza di costo che è comunque giustificata da questa differente tecnologia, una tecnologia più all'avanguardia, che è la tecnologia CIRP, una tecnologia comunque più classica, non certo superata, che è la tecnologia sonar presente sul ProPass 2. Ecco, con questo video spero di avervi chiarito quelle che sono le differenze fra questi due ecoscandagli. E vi saluto e vi lascio ai prossimi video. Ciao ragazzi, alla prossima!